come sai, penso che, parlando di promesse, quel che conta non sia tanto dirle o come dirle, ma mantenerle. Quando avrai bisogno di ridere, mi troverai. Quando avrai bisogno di essere consolato, mi troverai. Quando avrai bisogno di sfogarti, di risolvere un problema, di un sostegno, di un qualcosa che ancora non conosciamo, o anche di prendertelo con qualcuno, io sarò lì. Ti prometto che continuerò a essere un buon custode del nostro amore e della tua felicità. Ti prometto di rendere concrete queste promesse nella quotidianità, quella che scorre in mezzo agli anniversari e ai festeggiamenti, e di sceglierti ogni giorno con amore nuovo, sempre più grande. Forse ci saranno momenti in cui cammineremo a velocità diverse, e non solo perché io mi sveglio già pimpante mentre tu no, ma se sarà necessario accelererò il passo per starti accanto, o mi fermerò per accoglierti a braccia aperte e ritrovare le tue mani, come la prima sera. Valeria e Alessio, oggi ci avete ricordato che l'amore è scelta, da vivere un giorno alla volta, un'alba alla volta e un tramonto alla volta. Quindi grazie. Una delle bellissime cose che abbiamo è che siamo perfettamente consapevoli delle nostre differenze. Abbiamo la stessa visione della vita, anche se appunto siamo comunque diversi, proprio per carattere. Eppure questa cosa non è mai stata un motivo di discussione, litigio, frizione, mai accaduto, perché proprio riusciamo a gestirla. A gestirla nel senso, ci giochiamo. Direi anche coerenza, posso dire. Cioè, siamo due persone coerenti e che alla fine, più che le parole, vadano i fatti. E infatti hanno detto che volevamo stare insieme e ci impegniamo per farlo. Secondo me